San Costanzo protagonista per un'intera settimana. Dal 18 al 24 marzo, infatti, il comune ha vissuto un ricco programma di eventi nell'ambito del progetto simbolo di Pesaro 2024, 50x50 capitale al quadrato. 7 giorni di colori, odori, sapori e folklore, con oltre 30 iniziative per il gusto della cultura, la cultura del gusto, il programma che ha evidenziato l'immensa ricchezza del territorio. Ad aprire il calendario lunedì 18, una mostra a Palazzo Cassi, per poi proseguire con incontri di lettura, presentazione di libri, menù dialettali, musica, spettacoli, alla crescita della stacciola e l'accensione del forno pubblico. Sabato pomeriggio, dopo la gara di lancio del formaggio a squadre tipico della tradizione rurale e riconosciuto dal CONI, lo spettacolo in teatro Andar per Fiabe e la conferenza Siamo ancora umani, tenutasi presso la sala del municipio. È andata veramente molto bene e questa concentrazione di appuntamenti, oltre 30 iniziative in soli 7 giorni, ha portato veramente tanti concittadini, ma soprattutto tanti visitatori da fuori provincia e da fuori regione a scoprire San Costanzo, a scoprire la nostra comunità sotto i tanti profili che la caratterizzano durante i 12 mesi dell'anno. Ma in questa settimana abbiamo voluto concentrare tutte queste iniziative culturali soprattutto, enogastronomiche, quindi mettendo insieme tutte quelle realtà associative che compongono la nostra comunità: attori, registi, poeti, ristoratori, cuochi, maestri polentari. Veramente abbiamo pensato di poter comunicare al meglio la nostra settimana, non cercando i fuochi d'artificio, ma comunicando quello che già di meglio sappiamo fare durante tutto l'anno. Seguire la Sagra delle Sagre, tutti insieme appassionatamente, dove le associazioni che organizzano eventi si sono trovate in piazza Perticari per mostrare i piatti tipici delle proprie feste. La polenta di San Costanzo, la crescia della stacciola a cura della Proloco, la trippa cerasana e lo stufato di cinghiale, oltre ai dolci realizzati dall'associazione Pensionati Cerasa. C'è stata una grande partecipazione, ma soprattutto chiaramente la cosa che ci è piaciuta di più è che siamo riusciti a mettere insieme veramente tutto, a descrivere tutto quello che c'è in questo territorio tutto l'anno e soprattutto a metterli insieme, a creare anche sinergia fra le associazioni e in modo da così dare un'idea nuova, non so, moderna, di un nuovo modo di promuovere il territorio e di fare le cose. Fare le cose insieme, unirsi, è forse l'unico modo per affrontare questi tempi che sono estremamente complessi. Nel nostro piccolo penso che abbiamo così avuto un'idea e abbiamo cominciato una strada che spero che è cominciata, sì, lunedì, ma non è finita con domenica 24, ma andrà avanti, spero ancora per un bel pezzo.